Buongiorno, oggi vi parlo delle due meteoriti cadute nel Bresciano, cioè la Alfianello e la Trenzano. Cominciamo con la Alfianello, che è stata la meteorite più grande al momento caduta in Italia con i suoi 200 e rotti chili di massa totale. Qui potete vedere un frammento storico con crosta di fusione che molto probabilmente proviene proprio dalla massa principale, che è appena caduta il 16 febbraio del 1883. È stata spaccata a pezzi perché il proprietario del campo dove era caduta si era stancato della gente che era corsa per guardare questo evento e distruggendo appunto il raccolto del suo campo. Quindi ha preso una specie di piccone, o adesso non mi ricordo, un spaccapietre, una cosa del genere, e l'ha demolita praticamente. Sì, come vedete qui la crosta è ancora abbastanza fresca. L'Alfianello è una condrita L6 con matrice grigio chiara all'interno, qui non si vede molto perché è alterata, ma lo vedremo dopo su una fetta appunto tagliata. E appunto quella volta sono caduti, cioè è caduto pare un unico campione di 228 kg, però non si hanno altre conferme di frammenti rinvenuti da altre parti del luogo, anche se in alcune collezioni esistono dei campioni di Alfianello completi di crosta di fusione proprio su tutto l'individuo. È un po' una cosa da chiarire perché magari possono essere campioni di altri meteoriti scambiate nel tempo con questi frammenti, però ne sto giusto indagando uno e vediamo cosa verrà fuori. Sì, appunto venne spaccata a pezzi e vari campioni poi distribuiti in vari musei del tempo, tipo appunto Milano, Brescia, Bologna, lo stesso Bombicci quella volta aveva acquistato dei campioni per il museo di Bologna. Comunque già a quel tempo esistevano i bidoni perché alcuni spacciavano degli scarti di fonderia come meteorite di Alfianello e quindi già a quel tempo c'erano i furbi che cercavano di appioppare materiale falso. Allora, questo è un frammento di oltre 2 etti che ho scambiato tempo fa con museo e qui abbiamo una fetta, così vedete com'è l'interno. È appunto un grigio. Un attimo che la tiro fuori perché non si vede. Eccoci qua. Come vedete è un color grigio cenere molto bianco con diverso metallo all'interno, anche se è una L6. Anche delle inclusioni abbastanza grandi, come questa, una condula bella grande. Questa è una fetta di 20 rotigrammi. Alcuni campioni presentano un'alterazione del metallo molto alta, ma dipende dove sono state conservate. Avendo tanto metallo si altera con nulla. Comunque quella volta
La meteorite della Fianera ha fatto un bel botto perché, dalle testimonianze dell'epoca, molto dicono che videro apparire un grosso oggetto infuocato e immediatamente dopo udirono un grosso boato che fece tremare i vetri delle finestre e spaventò gli abitanti del luogo. Boato che venne sentito anche a Crema, a Cremona, Brescia, Mantova, Verona, Parma, Piacenza. E appunto per il botto si pensò fosse saltata in aria una polveriera delle munizioni. E quando impattò sul terreno, chi si trovava vicino sentì il terreno tremare. Quella volta poi appunto questo contadino tale Giulio Barbieri si trovava a una distanza di 150 metri circa dal luogo della caduta perché stava raccogliendo della legna. E risulta sia caduto a terra appunto per questo tremore del terreno. Comunque no, la meteorite del Fenelo praticamente conservata in tutti i musei del mondo, una caduta penso la più storica italiana. Ecco qua. La seconda invece meteorite bresciana è quella di Trenzano. Qui potete vedere una fetta di oltre 50 grammi. E anche lei, anche se la massa caduta non è stata tanto alta, siamo circa sui 12 kg, quando ha il bolide il 12 novembre del 1856 è entrato in atmosfera, anche lui fece un bel botto, tale da credere ai testimoni dell'epoca di uno scoppio di colpi di artiglieria. O anche siccome stava facendo un temporale in quel momento, pensarono più a dei tuoni in successione. Qui appunto vedete che è la condrite del tipo H, riclassificata ora come 3,6, H3,6, infatti ha tanto metallo, e ha queste condule molto scure o nere proprio. Ed è tutta la matrice appunto è ricoperta come si vede. Anche qui diversi campioni in alcune collezioni sono false, perché il riconoscimento della Trenzano è che ha questa matrice scura, marron scuro, con queste condule nere. Mentre in altri campioni che ho visto proprio era totalmente differente la matrice, anche arrivando a un grigio chiaro proprio che non esiste, anche perché il campione conservato nel museo di Brescia si vede proprio che è marrone come questo pezzo. Quindi anche lì è tutto da studiare sul capire dove sono andati a finire certi pezzi. La Trenzano è assai difficile da avere in collezione perché, non essendo caduto tanto materiale, eccole qua, le due bresciane, appunto, non essendo caduto molto materiale, quel che è rimasto è tutto nelle collezioni per la maggior parte e raramente qualche pezzo viene fuori per i collezionisti o altre cose. Anche lì, quando cadde, alcuni di questi frammenti furono recuperati immediatamente, tra cui due pezzi di uno di 3,5 kg e l'altro di 2,45 kg. Alcuni testimoni dicono che appena tirati fuori erano ancora caldi, quindi
quindi aveva creato un cratere di 1 metro e appunto anche questo, anche il bolide appunto di Trenzano con la caduta creò diversi botti in successione, un classico di quando cade una meteorite. Boh, niente altro, diciamo sono le due bresciane, sono ben note in tutto il mondo, ma soprattutto la d'Alfianello, perché essendo la più grande in Italia, è ovvio che sia ben riconosciuta. Bene, questo è tutto. Alla prossima.